Grazie. Buonasera a tutti. È stato un piacere ascoltare gli interventi che mi hanno preceduto. È sempre difficile stare nei minuti, quindi capisco molte volte quando si vede arrivare la persona si è avuto il compito ingrato di tagliare e di fare la figura di quello che taglia. E Oikos, essendo un'azienda locale, la conoscete tutti, anche se siamo conosciuti a livello sicuramente anche nazionale ed internazionale. Non è mia intenzione parlare dell'azienda, di parlare dei prodotti, di quello che facciamo, le tecnologie ci permettono di farlo, basta andare nel sito. Mentre invece, man mano che scorrevano le relazioni, mi sono fatto degli appunti e vorrei fare un percorso della giornata, visto che ho questo compito della parte conclusiva, perché la ritengo interessante e credo anche che ne dovrebbero essere fatte tante di più, perché c'è bisogno di informazione, di conoscenza. Molte volte abbiamo per scontato tanti aspetti e tante cose, ma non sempre così. Ho visto delle informazioni che io conosco, che l'azienda nasce nell'84 e nasce da una persona che non ha ereditato un'attività, che è nata come tante aziende sono nate sul territorio nazionale, e in questi giorni, in questi periodi si chiamerebbero start-up, e lì era un inizio di attività. Oggi abbiamo questi nomi inglesi che ci portiamo appresso. E nasce che era un giovane, adesso ahimè qualche capello bianco in più, però per la volontà di fare qualcosa. Però, essendo figlio di contadini, essendo che in quel momento l'approccio era in un negozio di colori e vernici, la prima cosa che mi sono trovato vicino, aprire un barattolo, quindi che ero solvente, sono rimbalzato all'indietro, e lì, essendo abituato con i miei genitori in mezzo ai campi, mi è subito l'odore creato del violino. Se devo stare in questo settore mi devo inventare delle cose. Poi c'erano altre ragioni dettate dal mercato, dalle esigenze di avere dei materiali che in quel periodo dovevano sostituire le carte da paracchi e via andare. E lì inizia un percorso, però inizia un percorso con una volontà che era quella di comunque inventarsi un fatto, un'azione, un'attività, un mestiere, un qualcosa e che comunque potesse avere un riflesso e un qualcosa che non inquinasse, perché questa indole all'interno, ma in quel periodo non si parlava di sostenibilità, non era lontano poter parlare con queste parole. Allora, voglio partire dal nostro colibrì che oggi è stato oggetto interessante, no? E qui mi riaggancio al fatto che io faccio la mia parte, perché quel colibrì, la storia la si faceva vedere che lui, anche un negozio che trasportava, però faceva la sua parte. E il percorso che ho fatto come imprenditore è stato proprio quello di fare la mia parte in quel periodo piccolina, poi col crescere degli anni sempre di più, nel rispettare l'ambiente, nel rispettare la salute delle persone che lavoravano, e quindi la forte determinazione nel voler fare quella parte. E che oggi quella parte, in tante occasioni, viene denominata Green Economy, che ha sviluppato un'economia verde, un'economia sostenibile. Io sono uno di quei casi che posso testimoniare, e chi conosce l'azienda la vede e l'ha vista forse anche crescere, dove più di 200 persone ci lavorano, lavoriamo in tutto il mondo, è cresciuta anno dopo anno e ha sviluppato un'economia, mantenendo il rispetto dell'ambiente, mantenendo il rispetto della salute delle persone. Quindi era possibile nel 1984, bastava volerlo, fare un'economia in un settore chimico, perché il colore e le vernici partono da un settore della chimica, noi siamo inquadrati nel settore chimico, rispettando l'ambiente. Quindi sviluppo di un'economia sostenibile. Un'altra parola che ho preso come appunto, ecoefficienza, tecnologia, innovazione, è qui. Sicuramente all'aiuto dell'ultima parte della signora, con il supporto anche dei fondi che vanno nella forte incentivazione alla ricerca, è stato un altro degli elementi
quindi la ecoefficienza che usufruisce della tecnologia, l'abbiamo visto per tanti aspetti, per i pannelli solari, eccetera, eccetera, che non sto qui a ripetere, però è un altro di quegli elementi, è la forte innovazione. Abbiamo visto ecoconsistenza, che quindi è uno stile di vita, no? E che ci porta poi uno stile di vita ad un benessere, quindi a volere un benessere nel nostro sistema di vita, e quindi ritengo che anche questo sia un concetto fortemente da sviluppare da sempre, e quindi credo che oggi qui la maggioranza di voi sono dei progettisti, comunque coloro che pensano anche al nostro futuro, progettano il nostro futuro. È possibile progettare, è possibile sviluppare e anche avere uno stile di vita che mantenga sia, e abbiamo visto anche nei progetti delle città, dei quartieri. Poi abbiamo visto citare l'effetto farfalla, okay? Che con un battito d'ali, no? E quindi con un piccolo gesto, e quindi ritorno sempre che ognuno, se facessimo un piccolo gesto, e lo dobbiamo fare quotidianamente, è il famoso battito d'ali, che poi l'insieme si fa. E se ognuno facciamo un piccolo gesto che va sempre nel concetto del risparmio e del riuso, e quindi aggancio al discorso del riuso. Quando abbiamo progettato la fabbrica, tutti questi principi sono stati adottati, e stiamo parlando del 93, del 94, quindi non degli anni, due anni fa, una fabbrica che è stata progettata negli anni 93, terminata nel 96, che partiva proprio dal recupero delle acque, per cui noi, essendo vicino al mare, la prima volta che sono andato in comune, non esiste proprio che si possa fare una fabbrica di vernici qui sul territorio, perché inquinante, quindi proprio fermo un attimo, fermi tutti, discussione, recupero delle acque, per cui quelle acque vengono riutilizzate, un sistema del recupero delle acque, un sistema di utilizzo del sole, tetto con gli shade, che la luce entra, per cui finché c'è luce non si accendono le luci artificiali, si utilizza la luce naturale. Ok, per quello che riguarda i materiali, noi recuperiamo tutti i materiali di scarto, che questo progetto è nato al nostro interno, poi l'abbiamo portato avanti anche esternamente. Che cosa fa? Acqua. Noi abbiamo anche dei prodotti solidi, separazione del liquido con il solido prende un percorso, il liquido ritorna a essere riciclato, ritorna nella produzione, il solido viene messo da una parte, con quel solido ritorna in produzione e funziona da materia prima per fare un nuovo prodotto. Su questa base di ricerca e di sviluppo siamo andati anche a prendere gli scarti di altre produzioni. Quindi laddove lavorano il marmo, abbiamo preso gli scarti dal marmo polverizzato e abbiamo fatto dei prodotti, il marmorino, per citarne uno che è conosciuto, dove ci sono le cave del travertino, siamo andati a prendere gli scarti del travertino e lì, ahimè, ci sono delle no? Altro che la mela morsicata della Apple, no? Quando vediamo la mela morsicata, lì vediamo delle montagne morsicate, dove ci sono le cave, noi prendiamo gli scarti. Con quegli scarti polverizzati e con un particolare sistema, una tecnica, abbiamo riprodotto il travertino, che è lo stesso travertino che ha tatto, e così possiamo parlare del cortè, così possiamo parlare di altri sistemi. Quindi recuperiamo gli scarti, recuperiamo le materie che non avrebbero avuto una seconda vita e riproduciamo dei prodotti. Quindi ogni azione, ogni gesto, se ognuno facciamo la nostra parte, a casa mia, sono anni che facciamo la raccolta differenziata, primi anni non sapevamo dove portare la divisa, poi alla fine ti guardavi e non c'era il bidone, la dovevi buttare, fa tanta fatica insegnare anche i figli, no? E quando venivano i bambini, gli altri che la buttavano, i miei dicevano no, non la mettere lì, devi mettere il bidone giallo, non il bidone blu, non il bidone verde, ok? E gli altri non capivano, ma non perché era tu, perché non c'era una cultura. Io ho questa cultura, sono costruita giorno dopo giorno e cerco di insegnarla e di trasmetterla. Quindi l'effetto farfalla, no, del male, è un piccolo gesto che noi dobbiamo fare ogni giorno, e se lo facciamo. Poi un'altra frase che ho visto, la grande bellezza. Certo, noi in Italia poi ne abbiamo tantissime di queste grandi bellezze, ne produciamo tante. Mondo del design, della moda, potrei andare avanti all'infinito, lo sappiamo tutti, la grande bellezza.
Ma questo qui porta ad un consumismo che, se non fatto in una maniera corretta e sempre con i principi che siamo detti, che sono passati i messaggi qui, quindi la grande bellezza porta al consumismo, se fine se stessa, ragazzi, poi i risultati li vediamo e li tocchiamo con mano tutti i giorni, siamo alla rovina, ok? E abbiamo visto cosa succede nel nostro mondo di inquinamento e i ghiacciai annessi e connessi, sono l'effetto della parola che sta qui, che è il consumismo, ok? Per cui dobbiamo arrivare ad avere sicuramente la grande bellezza, ma nel rispetto, e quindi con la funzionalità, e nel rispetto della natura, e sono principi che ci sono stati. Però ci tengo, avevo un'altra relazione, ma l'ho modificata perché mi ha preso e mi ha entusiasmato gli interventi sono stati, e voglio riconfermare, cercare di dare il mio piccolo contributo ai presenti che ci sono, di riconfermare questi principi, andare a casa e ognuno pensare cosa posso fare la mia piccola parte, ok, ma sempre nel rispetto della natura. Abbiamo parlato della parola del benessere, abbiamo sentito, perché comunque ci piace vivere in una situazione di benessere. Allora, ma il benessere deve sempre, comunque, essere finalizzato in un rispetto della salute. E adesso qui vi cito due esempi, che vedremo dopo, del benessere, di esperienza personale. Ok? Quindi per ottenere il benessere, se però non abbiamo il rispetto per quello che riguarda la nostra salute, da una parte avremo un benessere che è quello, ci va bene, bello economico, ma poi respiriamo aria che non è respirabile, ci vengono i malanni, per non dire di peggio, i tumori e via andare. Quindi bisogna che ci sia una progettazione, ci sia un benessere che venga creato, ma sempre con un rispetto della salute. Ok? Poi abbiamo visto, interessantissimo, il concetto degli ecoquartieri. Allora, se fosse la somma di tutti i quartieri, verremmo l'ecomondo, perché invece abbiamo un quartiere che l'abbiamo dovuto cercare con l'antennino. Penso che la signora che è andata a fare quelle fotografie ha dovuto altro che farsi la ricerca, no? Da ricercatore, cioè, perché poi dove le ha citati, dove le ha trovati, ahimè, purtroppo pochi nel nostro territorio o comunque paese, no? E quindi li ha trovati in qualche paese al nord dell'Europa, al nord nostro, e dove c'è una mentalità e c'è una cultura. Stanno crescendo anche da noi, e qui dico, cari amministratori, che avete in mano, nel momento in cui siete amministratori, perché parlando con sindaco io sono temporaneo, però in quel periodo temporaneo che ci sei devi fare la tua parte, e se tutti quelli che ci hanno preceduto nel loro periodo temporaneo avessero fatto bene la loro parte, probabilmente oggi ci sarebbe non solo qualche ecoquartiere, ma ci sarebbe anche un ecomondo, ok? Quindi poi abbiamo visto l'aspetto della mobilità, dei trasporti. E allora oggi vediamo che esiste e viene avanti una condivisione, una ottimizzazione delle nostre abitudini. Questa parola sharing, abbiamo lo sharing delle biciclette, delle moto, delle auto. L'altro giorno ho visto quello dei bus, no? il bus sharing, il car sharing, il bici sharing, e adesso non so. Però è un altro modo per arrivare comunque sempre a cercare di avere, di ottimizzare, e quindi di avere una condivisione, e nel campo della mobilità dei trasporti essere attenti anche a questo. Molte volte da soli pigliamo la macchina, ma se la condividessimo in due, in tre, probabilmente risparmiamo e abbiamo fatto un'altra piccola parte del nostro colibrì, e quindi ognuno di fare la propria parte. Ok? Poi il percorso delle biciclette, quindi giro libero, no? L'uso della bici per il tempo libero. Ok, e questo è stato un racconto spettacolare, di vedere, di sentire. E qui vi dico un'altra parte, sempre all'interno dell'azienda. Noi quando abbiamo costruito la fabbrica, una delle cose, dei dettagli, era un parcheggio per le biciclette. Parliamo del 96, quando abbiamo inaugurato la fabbrica, il parcheggio per le biciclette. Dotazione di 3-4 biciclette a disposizione, ma continuamente facciamo promozione ai nostri clienti commerciali, come gadget diamo la bicicletta. Raccontavo prima proprio che la prossima settimana mi arriva una bicicletta che ho fatto fare una ricerca con dei personaggi, dei designer che studiano e fanno biciclette,
dove c'è un brevetto innovativo di una bicicletta con la pedalata assistita senza batteria, senza essere bisogno di ricaricarla, ma con un meccanismo studiato appositamente con la pedalata assistita. Quindi la ricerca interessante che va avanti, il progetto di portare all'uso comunque della bici e non solo nel tempo libero, ma anche su altri. È stato presentato. Mi fa piacere che non abbia la macchina, che usi i mezzi. Purtroppo il sistema dei trasporti non è e non permette una facilità. Io stesso, quando posso, utilizzo il treno, sono diventato un difensore. Cioè, nell'azienda c'è il vincolo di utilizzare, verificare prima l'utilizzo del treno e poi le automobili. Non posso dire le biciclette, se le commissarie arrivano il giorno dopo, ahimè, le vendite sarebbero tutte rallentate. Ok? Però anche qui i piccoli passi si vedono dall'impostazione di un'azienda, uso di mezzi e uso di diciamo, tecnologie e di stimoli per utilizzare la bicicletta. La Romagna è un luogo, deputato al turismo, siamo qui a Riccione, io abito qua sul territorio, ok, dove il concetto dell'ecoturismo è entrato fortemente. In questi giorni, se chi gira qui per la Romagna vede biciclette. L'altro giorno mi ha fatto sorridere un articolo sul giornale: Fagiano investe in una bicicletta. Non è una barzelletta, tanto l'avete detto tu, alla Madonna. Non è una bicicletta che ha investito in Fagiano, no? Fagiano investe nella bicicletta. Sto povero Cristo che viene dal Canada e si è venuto a fare una settimana in bicicletta e si è ritrovato all'ospedale perché un Fagiano, e qui ahimè la natura, e lui probabilmente non ha rispettato questo Fagiano, le strisce pedonali forse non c'erano, e gli ha attraversato la strada e questo è caduto, è finito all'ospedale. Però il nostro territorio ha fatto un grande lavoro, sta facendo un grande lavoro per fare gli hotel che ospitano le biciclette e quindi dare i servizi utili e necessari per l'utilizzo. Quindi un'altra piccola parte che va nella direzione di chi progetta degli hotel, chi progetta di questo, è sicuramente un percorso che si può e si deve portare avanti. Io ho fatto, ma dico, c'è un altro fatto, in Olanda è una mentalità paese, qua la stiamo facendo diventare una moda o un'esigenza, una necessità. Però se noi andiamo in Olanda, tutto questo percorso del parcheggiare le biciclette alla stazione, non c'è pericolo, come il disegnino che se la porta di Franco alla scrivania, io scherzavo, dicevo, quello se la porto lì perché forse gliene ha già pregate tre, ok? E quindi preoccupato che gliela portino via, se la porta anche vicino alla scrivania. Perché purtroppo nel nostro paese le biciclette che sono alla stazione, la maggioranza sono quelle che sono lì rubate, parcheggiate lì e che rimangono lì. Quindi una mentalità paese è fondamentale. Ferrara confermo essere molto vicina alla mentalità olandese, dove la bicicletta viene utilizzata frequentemente anche sul nostro territorio, però non poi. Ma far diventare una mentalità paese è fondamentale. La bici chiaramente è un risparmio energetico, ma porta un benessere di salute personale, l'utilizzo della bicicletta, ma porta anche un benessere diciamo, a tutto l'ambiente. E nella mia esperienza, che diciamo, ho vissuto sul fatto delle biciclette, e ve la racconto è questa. Nel 1983 per la prima volta vado in Cina ed erano solo biciclette, ok? Nel 2013 vado in Cina ed erano solo automobili. È un cambio radicale, e vi racconto questo per attraversare la strada. Ero a Shanghai, attraverso la strada, dopo un quarto d'ora, perché i semafori non c'erano, non c'era nulla, metto lì fiumi di biciclette, vado per attraversare, a un certo punto la sensazione che qualcuno mi venga addosso, mi fermo, catastrofe, caduti non so quante persone, perché il ritmo era conosciuto, tu cammini, io ti abito, tu cammini, io ti abito, tu passi e io passo, ok? Oggi quelle biciclette sono state sostituite con le automobili, con tutti gli annessi e connessi che ci sono. Quindi
sarà un ritorno delle biciclette, proprio perché comunque la dimostrazione è che c'è stato un benessere, quel benessere che l'automobile è un benessere finto, perché comunque poi a livello di salute devi girare con la maschera e c'è un inquinamento che fa paura. Chiudo dicendo, bene, noi imprenditori, e quindi io mi metto fra gli imprenditori, voi amministratori, se c'è qualcuno che ha questa delega fra i presenti, sicuramente voi progettisti, ma qui siamo tutti cittadini, e dico quindi noi cittadini, siamo i responsabili delle nostre azioni. Ok? E quindi siamo noi quelli che poi ogni giorno ci rendiamo partecipi di questo. Quindi ognuno di noi deve fare il colibrì. E io nel mio piccolo cerco di farlo tutti i giorni, ma la mia è un'esperienza personale, sicuramente tanti di voi lo fanno, dobbiamo comunque cercare di stimolare che questo venga fatto, perché comunque questo è il primo atto di sostenibilità. Perché se pensiamo che lo deve fare sempre l'altro, sì, l'altro lo farà, ma se ognuno pensiamo così diventa veramente difficile. Allora, chi progetta, e io lo dico sempre in ogni occasione che mi ritrovo e sono a contatto tutti i giorni con progettisti, dico, chi progetta è il primo responsabile, perché pensa e dà degli input e viene visto e viene ascoltato in quegli input che dà nella sua progettazione per parlare e per portare avanti la sostenibilità. L'imprenditore è un altro importante opinion leader, perché nei suoi prodotti che produce, se li produce e cerca sempre di produrli nel rispetto dell'ambiente e della sostenibilità, è un altro di quelli che... Quindi alla fine la prima azione da fare per parlare di sostenibilità è quella che noi facciamo e che dobbiamo fare ogni giorno. Quindi credo che con questo io chiudo la mia parte e ringrazio per l'attenzione, ringrazio ai presenti che hanno avuto il piacere di ascoltare fino in fondo la giornata di oggi, e la raccomandazione che faccio è: ognuno, veramente, facciamo il colibrì e ci renderemo conto che pezzettino dopo pezzettino e il mondo cambia e lo possiamo cambiare. Non aspettiamo che siano sempre gli altri e dare la colpa sempre all'altro. Noi dove abbiamo buttato quel pezzo di carta? Buonasera.